Amici sportivi, eccoci pronti per la nuova puntata di Tutto Motori. Il servizio di apertura è dedicato alla rubrica Salotto SCQ. Ospite del presidente del Sodalizio Cagliaritano, Nello Alfano, l'ex pilota Ercole Palla. Nel secondo servizio, spazio alla gara che ha aperto la stagione motoristica isolana, il Rally di Cagliari Costa del Sud, valido per il campionato Sardegna Rally Cup Trofeo Yokohama. In chiusura vi portiamo nel cartodromo Isarenadas di Girasole per il primo round del Trofeo Kart Sardegna 2015 organizzato dai Karting Club Cagliari. Nella cogliente location del Sardegna Hotel di Cagliari, il Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ ha dato vita alla rubrica Salotto SCQ. In questa puntata, ospite di Nello Alfano, presidente del Sodalizio Cagliaritano SCQ, l'ex pilota Ercole Palla. Amici carissimi, eh, faccio un sorriso nel salutare tutti voi che ci seguite. Eh, perché stasera con noi, come dico qualche volta, gioco in casa, perché a fianco a me c'è un carissimo amico, una persona con la quale ho avuto sempre un rapporto estremamente amichevole, cordiale, eh, appassionante, eh, ma gioco anche in casa perché ho a fianco a me eh, veramente un virtuoso, permettetemi di usare questo termine, eh, del volante, un virtuoso, un audace, un... Uh, un qualcuno che comunque pensiamo che al momento attuale, a tutt'oggi, è ancora impegnato nelle corse automobilistiche nella nostra regione, amici, con un po' di enfasi, eccoci qua insieme ad Ercole Palla. Ciao Ercole. Ciao Ornello, buonasera. Buone cose, grazie di aver accettato l'invito. Un piacere eh, per me. Ti conosco bene, so che tu dandoti la parola ci farai gustare o ci farai entrare quando... nel mondo automobilistico delle competizioni con la tua simpatia, grazie, col, con grazie. la tua grinta, grazie. con la tua voglia di eh, fare velocità, perché io so che tu velocità ne hai fatto e ne, e ne fai. Ercole inizia negli anni 70, nel 76. 76. Nel 76 eh, con che vettura? Con una 595 Giannini. Parliamo di una Fiat 500? Una Fiat 500, 500 normale, Giannini, sì. ovviamente, quindi preparata. E, eh. e... e quello è stato l'inizio dell'esaurimento nervoso. È cominciato così e a tutt'oggi sono sempre esaurito. Non, non c'è malattia che mi metta in ordine. Cosa dire? Che... Tu sei vinto dal morbo, sì. dal virus. Sono dal... malato. Sei malato. <ride> <ride> Vedete amici, come è simpatica la conversazione. Io con sono una... malato di automobili. Ecco. E questa tua malattia ce l'hai proprio dentro e non puoi farne a meno, no, non, non ci sono cure, pastiglie, no, no, no. niente. La patologia è cronica. La patologia non si può è salvare. cronica. No, no, no. Eh, puoi avere un miglioramento quando fai una corsa, una gara, eh, poi, poi ricadi Ricati. 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 nella disperazione. E quindi dal 76, abbiamo detto, sì. fino ad oggi. Fino ad oggi siamo nel 2014, sì. sono passati un bel po' di anni. 38 eh, anni. È iniziato con una 595, eh, ma eh, nelle mani ci sono passate tante automobili, Veramente anche importanti. da Formula 3. Formula 3, ho guidato un po' di sport prototipi, ne ho avuto 6 o 7 a memoria storica, perché tutti avevano un fascino particolare. Però cosa devo dirti, Nello? La cosa più bella era la 500 la 126, poi la Simca, e poi sono arrivate queste sport. Che la, Lucchini la Lucchini, la MS, eh, la Tiga, il Formula 3 che ho avuto. Insomma, eh, sono, mi sono finito di amalare. Sono finito di, di amalare nel senso che per me l'automobilismo, Nello, è come il canto delle sirene per Ulisse come sento un motore in moto, io se non vado lì no fa, mi devono legare <ride> vedete de come è simpatico mi, de mi devono legare perché anche se è una 500, qualsiasi cosa sia io voglio entrare dentro quella macchina, voglio sentire, vedere e possibilmente dire ma me lo faresti fare un giro e poi scattare ovviamente eh. e, e, e cercare perché poi anche nelle competizioni la volontà è quella di arrivare e classificarsi eh, beh, nella so. maniera migliore. Beh, eh, questo è un po' da, da chi se sono 200 concorrenti su 200, ce n'è 201 che vogliono classificarsi bene, perché dicono però ce ne sono solo pochi. Ascolta Ercole, come la vivevi e come la vivi la, 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 la gara? Che sta per iniziare, cioè, come è la, la tua apprensione o una tranquillità, no, una no. serenità eh, che ti deriva Io... dall'essere dalle conscio delle tue capacità certo. e del mezzo che hai? Come la vivi? Ma nella maniera migliore, nel senso che se hai, devi avere un po' di paura di quello che fai, perché chi non ha paura è un incosciente ed è sicuro non farà mai tutte le cose ben fatte. Invece, se uno è abbastanza calmo riflessivo, ha capito dove mettere le ruote, ha capito che lì dovrà frenare, non arrivare guardando la gente come fanno molti che poi succede la carrozzeria. Il discorso diventa bellissimo perché quegli ultimi cinque secondi che poi ti fanno staccare da terra, perché in quel momento voli yeah, è una cosa Senti, bellissima. Io... Mi rivolgo ai nostri carissimi amici, eh, ti ho visto più volte anche all'Iglesia Sant'Angelo eh, sul, sulla partenza e vi posso assicurare che, come ha detto Ercole, eh, affronta la corsa, la gara. Nella maniera in cui prima si è espresso, certo. con, ma soprattutto anche con simpatia, ah, perché sì. io ti ho visto, ti sono passato vicino, il tuo sorriso, la tua voglia di affermarti, qualche battuta anche che, adesso, che non ti mancano. Adesso ti ricordo un aneddoto antico: eh. come hai citato tu in una iglesia, stavi passando e io ero lì allineato, ero pronto per andare via, ci siamo salutati e ti ho fatto. Tu mi hai fatto no. Ti ho invitato a fare un. mi fatto, no! No! Mi fa piacere che abbiamo ricordato questo piccolo episodio. Io con tutta l'amicizia volevo portarti fuori eh, un giro. Io ho detto: no, per oh, carità di Dio con Ercole non siamo, ci sono. Commo sta, meglio niente. Però ti ho visto poi anche impegnato in, in gara, non solo quella volta, anche in altre. E ho sempre apprezzato la tua carica. Ti ringrazio, ti eh, ringrazio, come dire, emotiva la tua carica, la tua voglia di. È una voglia. Di, che... di, di, è vero, è vero, è vero. È vero. vero. Io ho sempre voglia. guiderei tutti i giorni, ma anche se fosse, cosa voglio dirti, uno di quei carrelli a sfera di quando eravamo studenti, ecco, che scendevamo in Galmerello. No? io basta che ecco, sono a posto e, e in questo uh, tu molte volte sconfini però anche nella pazzia se vogliamo di correre <ride> o comunque di eh, fare delle cose esagerate su strade normali no assolutamente ah, no, no. no non ti la mai mia tu... velocità massima eh. sulle strade di tutti i giorni è 80 100 all'ora io oltre quello non vado tra l'altro è una litania perché lo ripeto ai miei figli per favore piano mi raccomando, perché non pensate a voi, pensate all'altro certo. che vi viene contro. Voi certo. siete sereni, rilassati, gli altri no. Quindi cercate di prevedere. Che io sono contento quando um, so che andate sereni. C'è il grande dei ragazzi che corre, corre con una Peugeot 205, che anche a lui le dico: quando c'è la gara, fai tutto quello che puoi. Quando non c'è la gara vedi camminare piano, che consumi poco, non prendi verbali. Ascolta Ercole, tu hai avuto anche una Porsche, mi pare, o sì, più di una Porsche? Ho avuto un Porsche, un Carrera 4, un 3006, che avevo preso da un certo Gardi, che l'aveva presa direttamente anche lui in Germania. E comunque l'hai utilizzata sì, anche sì, per il percorso? Ho fatto una iglesia a Sant'Angelo, poi ho fatto un Alghero Scalapicata con quella macchina e qualche slalom. L'entroterra, perché, insomma, sai com'è ti chiamano, vieni, vieni, almeno per far vedere la macchina andiamo. Eh, caro, caro Ercole, eh, il tuo carattere esuberante eh, mi piace, eh, devo dire che mi piace. Grazie. Eh, perché per te quello che conta è l'automobilismo, eh, lo sport. Eh, a prescindere dalle più piccole o grandi conflittualità sì. nell'ambiente sportivo della nostra regione, quello che tu. Ti sei sempre prefissato è quello di fare la gara. Io voglio fare la gara. Quello di non, <ride> uh, no, no, senza schierarti da una parte no, o dall'altra, no, no, ma no. solo con quello stimolo di impegno, di impegnarsi. Chi poter che... fare la gara? Annello, quello è secondo me la cosa più importante. Chiunque faccia pratichi questo sport, questa disciplina poi della salita, è malato di salite. Ne vorrebbe fare una ogni domenica perché in quel momento hai tutta la strada per te, fai tutto quello che vuoi. Poi quando vede la macchina, dice adesso fai da bravo, metti la macchina liscia. <ride> ecco, queste sono le cose bellissime che mi piacciono molto, capito? E non, finché ne ho la forza, la volontà e il cervello, vorrei farlo ancora, vorrei farlo sempre. E questo, come ti ho detto prima, perché l'età anagrafica conta relativamente, eh. quello che conta è lo spirito, ah, sì, l'età sì, sì. che sentiamo nel nostro cuore, e se tu uh, sei ancora, come dire, guerriero, sì, sei sì, ancora sì, guerriero, non per, è. Le, per le gare, per le corse, io ti auguro altri 50 anni, sei Ercole, Ercole, perché comunque il mondo dell'automobilismo ha bisogno anche di personaggi, di persone come te Grazie. che lo vivacizzano, che lo rendano... Io sono nessuno. In eh. mezzo. sono un granello di sabbia nella spiaggia oceanica cioè, tutti, cioè, eh, tu, non... tutti noi il che... nostro piccolo messo insieme contribuiamo con come Questo la tua partecipazione Stasera la trasmissione eh, è, a te stata, di è stata importante perché eh, eh, insomma ci hai dato la testimonianza e, e siccome io ti mai, voglio che... bene perché sei, 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 sei simpaticissimo, ti ringrazio grazie, veramente grazie nel, nel profondo del mio cuore e mi auguro di, di, di ripassare la partenza della Chiesa Sant'Aggi. Vieni che andiamo. Che andiamo. No. Grazie ancora. Grazie a te Alla di avermi prossima. invitato. Un salutone ciao. a tutti. Ciao. ciao, ciao. ciao.